Buongiorno a Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali e capo delegazione di Italia Viva al governo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qua, bentornata. Senta, è stato troppo morbido il presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni su quello che è avvenuto a Capitol Hill, a Washington? Beh, sì, sicuramente, perché mentre altri capi di Stato, a partire dalla Merkel, che ha fatto una dichiarazione molto netta condannando chi era responsabile di quegli atti osceni che si sono visti negli Stati Uniti, noi abbiamo avuto una dichiarazione del Presidente del Consiglio che non ha neanche richiamato Trump, e mi pare, come dire, che la cosa non è proprio molto positiva. Questo come mai, secondo lei, Bellanova? I rapporti sono troppo buoni tra lui e l'ormai ex presidente americano? Beh, sicuramente, diciamo, il presidente del Consiglio nel passato governo aveva dichiarato che c'era un'affinità di vedute, una comunanza di idee con il presidente Trump. Ma peccato che i segnali del populismo del genere di Trump erano sotto gli occhi di tutti: il non rispetto della democrazia, il non riconoscimento delle regole, incitare il popolo a reazioni anche violente, così come ha fatto l'altra sera. E di fronte a questo io credo che un grande paese come il nostro debba dire chiaramente da che parte stare, e stiamo dalla parte della democrazia, non del populismo e non dell'incitazione alla violenza. Fate cadere il governo, Bellanova? Ma noi stiamo ponendo problemi rispetto a quello che un governo dovrebbe fare, e stiamo ponendo problemi di merito su che cosa si deve fare. Abbiamo da mesi posto l'esigenza di avere un nuovo accordo programmatico sulla base della quale affrontare le emergenze vere di questo paese, che non è la sorte di alcuni ministri, né mi permetto del Presidente del Consiglio. Tutti importanti, ma tutti meno importanti delle sorti del paese. Abbiamo posto delle questioni, si era avviato un confronto tra le forze politiche, dopodiché il Presidente Conte ha ritenuto che aveva altro da fare. Siamo arrivati al Consiglio dei Ministri il 7 di dicembre, dove si doveva approvare il Recovery Fund. Abbiamo posto dei problemi dicendo che erano cose inadeguate, erano proposte che non rispondevano alle esigenze del Paese. Siamo all'8 di gennaio e ora si dice che si sono fatti dei cambiamenti. Evidentemente avevamo posto dei problemi giusti, che erano problemi sugli investimenti, che erano problemi sulla sanità. Ma il testo ce l'avete? Il lavoro. Il testo ce l'avete, Bellanova? Ci sono arrivate ieri 13 cartelle, le stiamo analizzando, e oggi all'incontro che è stato convocato dei capi delegazione porteremo un documento dove diremo quello che ci convince e quello che evidentemente non ci convince, ma ci stiamo lavorando per evitare interpretazioni e retroscena del tutto infondati. Parliamo con i documenti, in modo che per oggi e per il domani ognuno sappia quali sono i problemi che ha posto Italia Viva, che non sono sì problemi di postazione, che non sono problemi di spartitoria di potere, sono problemi che riguardano la vita degli uomini e delle donne di questo paese. Conte può saltare? Ma Conte deve decidere, almeno per quanto riguarda la nostra presenza, se siamo utili di dare risposte sui temi che abbiamo posto. Per me il problema non è c'è questo ministro o quell'altro ministro, se Conte fa il Presidente del Consiglio o meno. Per me il problema è, per esempio, rispondere a quella problematica enorme: il 34% di assunzioni in meno nel 2020 e licenziamenti bloccati attraverso la cassa integrazione, ma poi si sbloccano i licenziamenti, e sappiamo tutti, almeno quelli che guardano in faccia la realtà, che a marzo rischiamo centinaia di migliaia di licenziamenti. Bisogna rispondere a quello, non a una persona. Oggi il punto è come si affronta l'emergenza che ha questo paese, che non è solo quella sanitaria, che è l'emergenza del lavoro, che è l'emergenza di un'economia bloccata, che è l'emergenza di migliaia di ristoratori che non sanno più come andare avanti, sì, che
che l'emergenza del commercio, dove molti negozi vabbè, non riapriranno però, però più. Mi scusi, allora siamo perfettamente d'accordo, però le politiche però dico le politiche le fanno anche le persone che sono dentro i ministeri, e quindi chi c'è in un posto di comando è rilevante nel momento nel quale si decide quali politiche fare e come metterle a terra. E quindi è vero che la questione del rimpasto è una questione, lo diciamo sempre, non interessa agli italiani perché agli italiani interessa altre, però sono queste persone che lo fanno. Io dico che agli italiani interessa tutto, perché quando si dice non interessa agli italiani si sottovaluta anche un po' la capacità degli italiani di valutare. Interessa agli italiani, ma io credo che interessa agli italiani in primo luogo sapere che cosa deve fare il governo, che cosa vuole fare il governo. Se vuole continuare con i bonus e con un po' di assistenzialismo, o se invece bisogna passare alla fase degli investimenti e della creazione di opportunità di lavoro. Se si vuole passare a una politica attiva del lavoro che deve prendersi davvero carico delle difficoltà che ci sono in questo paese, o se invece si pensa di risolvere con la cassa integrazione, quando poi le persone scoprono che attraverso la cassa integrazione si perdono centinaia di euro al mese e purtroppo non si consolidano i posti di lavoro. C'è bisogno di sapere se per esempio in un settore come quello della meccanica si investe per creare opportunità di lavoro in Italia, o se invece si fanno interventi per rafforzare magari l'acquisto di mezzi che arrivano da altri paesi. Sono cose molto concrete quelle che stiamo ponendo. Bellanova, io le sottopongo le perplessità di qualche ascoltatore che ci scrive e dice sì, ma insomma è un ministro del governo, cioè parla quasi come una persona di opposizione. No, è un ministro del governo che in questo anno ha portato avanti per convinzione personale, per il ruolo di capodelegazione insieme alla ministra Bonetti, problemi veri dentro questo governo. Abbiamo posto problemi. Ogni soluzione ha comportato da parte nostra un grande sforzo, una grande fatica. E questa è la ministra che ha posto il problema che i ristoratori non potevano stare chiusi e non si poteva sottovalutare la quantità di licenziamenti che sarebbero arrivati, e abbiamo fatto la battaglia, anche se non era nelle deleghe del mio ministero, abbiamo fatto la battaglia per avere l'istituzione del fondo per dare contributo ai ristoratori e per intervenire sulla filiera agroalimentare. Sono la ministra che ha posto per Italia Viva, e l'ho portata avanti questa battaglia, la necessità di farsi carico dei tanti poveri che stavano venendo fuori con l'emergenza sanitaria. 300 milioni di euro per il fondo indigenti è stata una battaglia immane che abbiamo dovuto portare avanti. Quindi non è che parliamo come quelli dell'opposizione, parliamo come persone che pensano che nelle stanze del potere si devono portare le esigenze degli uomini e delle donne che ogni mattina si rimboccano le maniche e dicono a noi tocca. E se lo dicono le persone che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, a noi tocca, lo deve dire il governo e il Presidente del Consiglio in testa. A noi tocca costruire soluzioni concrete. Non fare dirette Facebook pensando di avere qualche consenso in più. Adesso è il momento delle scelte coraggiose da fare. È soddisfatta, avrà scorso queste 13 pagine che vi sono arrivate, perché sono 13 pagine anche abbastanza semplice, ministra. È soddisfatta di quello che c'è dentro per quanto riguarda il suo ministero, per quanto riguarda l'agricoltura? Vede, è arrivata una sintesi, non è arrivato l'insieme della proposta. Io le posso dire che per quanto riguarda il ministero sicuramente ci sono problemi e provo a dirle perché. Noi abbiamo chiesto un intervento importante sulle filiere, perché quando si parla di produzione, di trasformazione, quando si parla di tenere insieme dall'agricoltura alla tavola, quindi dal campo alla tavola, si parla anche di dover far funzionare una filiera, perché se chiudi i ristoranti pagano i ristoratori, ma pagano anche i produttori che a quel ristorante vendono il loro prodotto. Ecco, allora abbiamo posto il problema delle filiere, abbiamo posto il problema della meccanizzazione e dell'impatto climatico, perché tutti vogliamo un'economia più green, ma se non si interviene sull'agricoltura per rinnovare il parco macchine, per farsi carico dei cambiamenti climatici, difficilmente si avrà un'economia più green. Se non si interviene sul territorio per quanto riguarda la tutela e l'uso utile
delle risorse idriche e si tagliano le risorse, non si sta facendo un intervento di qualità dal punto di vista della ricucitura del territorio e della tenuta ambientale. Se si sostituiscono le risorse del recovery con le risorse della PAC, si fa un'operazione a saldo zero, ma toglie molte risorse al Quindi ci vogliono agricolo. Più soldi, ecco. quanti ministra? Beh, tenga conto, noi abbiamo presentato progetti di altissima qualità e sì. progetti che intervengono su anche con altri ministeri. Se oggi il massimo che arriva sono 1,8 miliardi, sul quale dovremmo fare tutti, io le dico che questo non è possibile. Quanto ci vuole in più di togliere risorse alle regioni, perché le regioni devono utilizzarli per fare i progetti che compete loro con le risorse della politica agricola. Quanto ci vuole in più? Quanto ci vuole in più, ministra? Beh, sicuramente per quanto riguarda le filiere e la meccanizzazione servirebbero almeno 4 miliardi e ce ne sono solo 1,8 miliardi. Grazie, Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro e passiamo